facciamo attenzione e soprattutto silenzio. Allora, innanzitutto vorrei partire dicendo che il judo nella cultura orientale non è solo uno sport, ma è anche un pensiero, un modo di vivere. E questo modo di vivere, questo pensiero, ha alla sua base tre principi fondamentali, che sono il primo è il Sei Ryoku Zenya, che è il miglior impiego dell'energia. Però questa energia non è l'energia che noi assumiamo, insomma quella materiale che assumiamo mangiando, ma è anche un'energia vitale, ecco, che quando si esaurisce l'individuo muore. Questo, infatti, questo miglior impiego dell'energia non è solo l'inno a, insomma, non sprecare la propria energia, ma anche la propria vita. Il secondo è il Jita Kyoei, che è crescere tutti insieme. Questo, possiamo tradurlo nel fatto che se il mio compagno di gruppo cresce, riesce a sviluppare nuove tecniche, non è cresciuto solo lui, è cresciuto il gruppo, perché quando io farò ad esempio combattimento con lui, io mi troverò davanti una persona diversa che ha questa nuova tecnica, e quindi io riuscirò in base a questo a crescere anch'io, e questo è questo è il secondo. Il terzo invece è il Rei no Kokoro, sono concetti praticamente quasi filosofici. Io mi emoziono moltissimo vedere i ragazzini che riescono a esprimere con loro parole, a volte anche appunto dimenticandosi alcune cose, ma sono cose difficilissime da esprimere in parole semplici, perché si parla quasi di filosofia. Questo possiamo dire che è uno dei principi il più importante, ecco, a mio parere, ed è il rispetto non solo del compagno che ci troviamo davanti, ma anche del tutto, quindi anche del nostro, di noi, degli altri, di ciò che ci circonda. Addirittura il nostro fondatore, cioè Jigoro Kano, considerava i nostri pensieri negativi una mancanza di rispetto verso di noi, che, come dire, una cosa che io almeno non ho mai visto in nessun altro pensiero, testo o sport. Come ad esempio, per un esempio pratico, che insomma possiamo vivere nella vita di tutti i giorni, una persona che lavora, che va a lavorare, non deve farlo perché così porta a casa lo stipendio e così ha i soldi. Perché lui, per fare una cosa insieme della quale la comunità può beneficiare. Insomma, spero che queste cose non siano, insomma, delle cose che rimangano impresse, e soprattutto ci vorrei dire una cosa. Questi sono tre principi fondamentali del judo, però il judo è stato inventato per mantenere questi pensieri e trasmetterli non solo nel nostro sport, ma anche nella nostra vita. E quindi, oltre a migliorare la qualità, si può dire, dello sport, chissà, magari un giorno potrebbe anche migliorare la nostra società.